Dal 13 al 16 ottobre del 2015 Torino ospiterà il terzo forum mondiale dell'economia locale. Al centro di questo appuntamento mondiale, a cui parteciperanno migliaia e migliaia di persone, rappresentanti di territori, città, comuni, rappresentanti di organizzazioni non governative, di istituzioni internazionali, di governi, al centro di questo appuntamento ci sarà un tema cruciale, uno sviluppo sostenibile. Sostenibile dal punto di vista alimentare, sostenibile dal punto di vista ambientale, uno sviluppo socialmente sostenibile, uno sviluppo con un più alto tasso di conoscenza, di sapere e di formazione. È il tema che il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha messo al centro degli obiettivi dei prossimi 15 anni che saranno indicati dalle Nazioni Unite. È tema con cui la città di Torino si misura da molto tempo. Torino è sede da anni di Terra Madre, un grande evento mondiale dedicato all'alimentazione e alla promozione delle comunità locali di cibo. Torino ospita da tempo la Scuola Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dedicata alla formazione dei quadri dirigenti dei paesi in via di sviluppo e quindi uno dei temi centrali dell'attività di formazione è la sostenibilità dello sviluppo locale. Torino è una città che ha saputo trasformare la sua identità da una factory town, da una città solo industriale e manifatturiera, a una città che tiene insieme industria, investimento in ricerca e in innovazione, formazione universitaria e di alta qualità, investimento nella cultura, capacità di costruire uno sviluppo che ha un più alto tasso di sapere, di conoscenza e dunque di valore umano. Torino dunque si appresta ad ospitare questo grande appuntamento nello stesso anno in cui a Milano si svolge l'esposizione universale dedicata a un tema cruciale per la sostenibilità dello sviluppo, l'alimentazione, il rapporto tra uomo e natura attraverso il cibo. A Milano si discuterà e ci si misurerà col tema dell'alimentazione sostenibile. A Torino si discuterà nello stesso periodo di come costruire uno sviluppo che sia capace di essere più sostenibile e più umano per tutti. Per questo mi auguro che questa occasione venga raccolta da tanti e ci apprestiamo a ospitare con amicizia, con simpatia e con un'accoglienza la più affettuosa a tutti coloro che vorranno essere a Torino dal 13 al 16 ottobre del 2015 per discutere con noi del futuro del nostro pianeta, del futuro della nostra vita.